Migliaia di persone infuriate hanno preso in ostaggio decine di poliziotti nella città di Moquegua, in Perù. Tra i manifestanti e le forze dell'ordine sono scoppiati violenti scontri e proprio la polizia, intervenuta in assetto antisommossa, ha avuto la peggio contro gli abitanti della cittadina, importante centro minerario nel sud del paese. La gente protesta da una settimana bloccando la strada che porta al Cile e gli accessi alle miniere. Chiedono che nella provincia resti una parte più grande dei dividendi fiscali che le miniere di rame e di oro della zona pagano allo Stato. Il governo ha inviato centinaia di agenti nella cittadina per placare la protesta, ma i poliziotti sono stati presi a sassate e poi rinchiusi in una cattedrale. Tra loro anche un generale. Un centinaio di persone sono rimaste ferite, la maggior parte sono poliziotti.